Eccoci ragazzi, vi avevo detto che avrei portato un po' di cose inerenti a praticamente la preparazione alla gara, però mi sono reso conto che oggi è giovedì e la prossima settimana ho la gara e non ho ancora registrato nulla, quindi ho deciso di fare un po' un vlog di questi giorni perché veramente non ho tempo di fare un video decente forse. Tra l'altro adesso sono le 8, io alle 8 e mezza devo essere dall'altra parte di Padova, quindi adesso vi faccio anche vedere dove vado. Conversazione con uomini intelligenti. È tipo infinito di parlare di cose intelligenti per sempre. Basta, sei sposato. Costretto a visitare parenti ed a condiscere ad ogni sciocchezza. Obesità ed ozio, particolarmente vero al sud Italia. Perdita di tempo e litigi. Ansia e responsabilità, è un incubo sposato. Non poter leggere la sera che questa qua vuole scopare, ma che cazzo. Però ha scelto di sposarsi, allora vediamo i pro. Pro, bambini, se Dio vuole. Un oggetto da amare con cui giocare. Qualcuno che si prenda cura della casa, almeno quello. Attrattive della musica e chiacchiere femminili. Tutte queste cose fanno bene alla salute, ma sono una terribile perdita di tempo. La cosa bella è che l'ha messa nei pro. Ma soprattutto, meglio di un cane comunque. Era il 1955, lui aveva 74 anni, 76 anni, gli viene un coccolone e muore. Si trova in New Jersey. Rottura dell'aneurisma dell'aorta. Schioppa. La famiglia è stata molto chiara. Vogliamo che Alberto venga cremato. Per la sua indicazione, perché sapeva di essere famoso, non voleva che ci facessero gli esperimenti sopra. Quindi lo portano in New Jersey nell'ospedale. Il patologo di turno, il dottor Harvey, ha un solo compito, quello di accertarsi delle cause della morte. Però gli lascia il corpo là, lui si guarda intorno, dice, ma c'è nessuno? Quasi quasi, io mi fotto il cervello. Buongiorno ragazzi, siamo a venerdì 13 mattina appena alzati e la condizione è questa. 73 e 9 stamattina, ragazzi. Ne approfitto anche per farvi vedere la mia colazione. Come vedete è un pancake sostanzialmente con qualche grammo di burro. Non è burro d'arachidi e non ho scelto questo tipo di burro per un motivo particolare, è burro di sesamo. Semplicemente ho sbagliato a comprarlo quella volta. Invece l'altra è una, sostanzialmente una salsa di quelle a 0 calorie. Ed è un'ottima, ottima colazione questa. Ah, e poi vi ricordo sempre di seguirmi anche su Instagram. E dopo la fantastica colazione di prima si studia un po'. Sì, perché dovete sapere, la settimana prossima io, a parte la gara di bodybuilding, ho anche un esame molto, molto importante, per cui è per questo che sono molto preso e non ho tempo di fare dei video decenti. Comunque vi aggiornerò su tutto a esame fatto. Dopo lo studio ho lavorato anche un po', adesso è l'ora del pranzo, un po' di sexy zoom, anche se non è molto sexy, ma vabbè. Comunque ragazzi, pranzo da preparazione a gara bodybuilding. Per la precisione abbiamo 220 g di petto di pollo, 120 g di pasta integrale, un po' di verdure di quelle surgelate, 150 g, un po' di grana sulla pasta perché insomma, se no ci vuole quel po' di gusto. Poi limone, limone e poi un po' di pepe sul petto di pollo. E poi lo youtuber migliore che possiate seguire, mi raccomando, iscrivetevi, like, campanella, tutto quello che serve. A questo punto, a pranzo fatto e anche digerito, più o meno, vado ad allenarmi. Oggi è l'ultima giornata di allenamento della settimana. Nello specifico avrò la panca piana con i consueti schemi di forza, lat machine anch'essa con schemi di forza, poi squat,
anche qui schemi di forza, e poi tutto un blocco per gli arti inferiori, che sostanzialmente sono, dopo lo squat, la pressa, leg press, poi gli affondi all'indietro e poi il calf per i polpacci ovviamente. Eccoci qua dopo l'allenamento, ora tocca il momento svago, perché dovete sapere questo fine settimana a Padova c'è il C-Cup Fest e quindi adesso vi farò vedere una persona che avete probabilmente già visto in questo video, vero Elio? Esatto. Che è barba nera, no, scherzo. No, barba scura. Ti fai un saluto. Allora, a chi è? Se ci mette a fuoco. Sì. A quelli iscritti al mio canale. A chi è? Ti fai un saluto. Aspetta, ma chi sono iscritti? Io vedo solo un braccio enorme. Sì, è la barba. Ah, ecco, vabbè, dai, un salutazzo, io sono Flaccio. Un salutazzo, ragazzi. Il trapettista 1 diceva continuamente che schifo gli scienziati, soprattutto che schifo i laureati, ha detto in questa occasione, gli altri due sembra che fossero laureati. Quindi non so bene come si siano accoppiati tutti e tre. Un po' di disagio io mi sentirei, no? Se sono il prossimo oratore e il mio amico ha organizzato la conferenza, potrei dire che schifo quello dei due. E insomma, il secondo sembra fosse laureato in ingegneria elettronica, non so in quanto in ritardo, non so se fosse più riposto, non credo, però allora lui era lo scientifico, lui cosa significa? Lui utilizzava il metodo scientifico per dimostrare che la terra fosse piatta, solo che lui particolosava male, diciamo. Non è, allora, come funziona il metodo scientifico? Funziona che tu fai una ipotesi e poi la metti scienticamente, la metti in dubbio, fai un esperimento per dimostrare se hai ragione o no, se hai ragione e se non hai ragione. Lui no, lui parte dal presupposto che ha ragione e cambia le formule prima per far uscire il risultato. E siamo giunti anche alla cena, come vedete stasera mi tratto molto bene, a parte l'insalata, vabbè, comunque sono le 9, finito di preparare adesso, però la nota positiva è che ho già fatto i 10.000 passi, come vedete, se mette a fuoco, boh, e quindi ora mi gusto questo grande pasto. E prima di andare a dormire un po' di posing serale, perché ho una gara tra una settimana praticamente, quindi bisogna farlo. Ed è l'unico momento in cui ho il tempo di farlo. Just fire.